rete reumatologica è senz'altro un punto di forza dell'assistenza specialistica della nostra regione. E la presenza di centri di reumatologia pediatrica nell'ambito della rete reumatologica testimonia la capacità di dare risposte assistenziali in tutte le fasce di età, sin dai primi anni di vita. E questa rete ci dà l'opportunità di far conoscere sempre meglio le malattie reumatiche dei bambini. Ancora oggi si stenta a credere, appunto, che anche un bambino si possa ammalare di una malattia reumatica, mentre è fondamentale far conoscere, comunicare quali sono le caratteristiche di queste malattie, proprio per favorire la diagnosi precoce, che poi è la chiave del successo in questo settore. D'altra parte è estremamente importante, tramite la rete, far presente appunto che le malattie reumatiche sono numerose nel bambino, differenti tra di loro e differenti sicuramente rispetto alle malattie reumatiche dell'adulto. Questo valorizza e sottolinea l'importanza appunto di un trattamento in ambito di centri specialistici pediatrici. Ovviamente la rete reumatologica e l'inserimento dell'aspetto pediatrico in questa rete è frutto di un lavoro di anni in cui sono andati colmandosi anche temibili lacune del passato. È importante oggi la presenza di due centri pediatrici attivi, distribuiti in maniera razionale in funzione delle distanze geografiche, in funzione di quelli che sono i dati epidemiologici di queste malattie in ambito pediatrico, e anche in funzione di quelle che sono realtà operanti nei circuiti della rete reumatologica pediatrica nazionale e della rete scientifica di ricerca. Sicuramente va dato, come dire, una certa gratificazione a tutti coloro che hanno lavorato per questi obiettivi, prima tra tutti l'associazione APMAR, che ha senz'altro evidenziato le problematiche relative alle malattie reumatiche infantili, e questo non significa che abbiamo raggiunto un traguardo, sicuramente abbiamo ancora delle sfide da raggiungere, e in questo senso penso che sia proprio la rete reumatologica uno strumento fenomenale per poter risolvere, condividere gli strumenti anche per trovare soluzioni a quelle che possono essere le problematiche ancora aperte. E a questo proposito mi viene da ricordare quello che è un noto, delicatissimo aspetto della transizione dei bambini che diventano giovani adulti e che quindi si continuano a dover confrontare con la malattia reumatica esordita in ambito pediatrico. In questo senso, sicuramente con i colleghi reumatologi dell'adulto si sta già affrontando in maniera propositiva questo delicato processo di transizione, e la rete reumatologica dà senz'altro un'opportunità importante per una stretta collaborazione e per poter trovare delle adeguate soluzioni, adeguati percorsi in tutte le fasce di età, appunto dal bambino all'adulto.